intere compagini di governo. In tempi come questi, la frase che credo più lo caratterizza ritorna molto importante. Silvio Berlusconi è solito dire: non conosco un pessimista che abbia avuto successo. E ha ragione, soprattutto in momenti come questo. E lo dico con riferimento a voi che nella vita non avete atteso che qualcun altro vi garantisse il reddito, a voi che nella distribuzione dei servizi avete intrapreso, vi siete messi in gioco, avete rischiato, siete stati la notte a pensare di cambiare che sottoscrivevate per avviare l'attività, che con determinazione vi siete fatti il lavoro, vi siete dati il lavoro, ve lo siete costruiti, non avete aspettato che altri ve lo portassero. A voi non posso più dire: insieme possiamo darci una nuova stagione di benessere attraversando questa crisi in termini tali da trarne motivo per migliorare ancora di più, anche per imparare da essa e il ritorno ai valori veri, ai valori che contano, primo tra i quali quello della persona. La persona, la sua dignità al centro di tutto. Auguri e complimenti. Ritorniamo in studio per dire anche che c'è stato, oltre a tutta una serie di interventi senz'altro qualificati e qualificanti del meeting stesso, abbiamo registrato anche un intervento dell'ex ministro Livia Turco, che ha portato non solo il saluto del Partito Democratico, ma soprattutto l'intenzione, confermando appunto l'intenzione da parte del Partito Democratico e dell'opposizione, di difendere gli stipendi e le pensioni nella nuova legge finanziaria. È chiaro che poi tra gli altri interventi c'è stato anche il presidente della Confcommercio Carlo Sangallo e altri appunto personaggi qualificati. Noi intanto vi diamo la possibilità di vedere anche una breve sintesi dell'intervento che è stato del ministro Livia Turco. Che al governo chiedevano di poter essere attivi alla società, di poter essere utili, di non stare soli. Ecco, questo bellissimo messaggio che mi era arrivato dalla vostra associazione e l'ho conservato nel cuore e mi ha fatto capire quanto davvero la politica debba fare di tutto perché vivere più a lungo significhi vivere meglio. E voi avete presentato delle proposte che sono molto belle, molto coraggiose, molto utili. Ritorniamo di nuovo in studio per sottolineare questo evento del 50 e più, che è stato un evento importante, soprattutto perché segna una svolta nel cammino dell'Associazione 50 più a favore del mondo degli anziani, con un nuovo atteggiamento propositivo e soprattutto concreto come lo è il presidente Giorgio Re, di cui le forze di governo devono tener conto se vogliono che questo paese rimanga sempre in quel famoso equilibrio anziani, meno anziani e giovani, in questa armonia che mandi avanti questa nazione sempre nel benessere e nella normalità. Noi speriamo che con questo contributo vi abbiamo fatto cosa gradita, come al solito, e ne siamo sicuri di questo. Vi rimandiamo alle prossime trasmissioni e vi ricordiamo, per tutti quelli che vogliono appunto rivedere questa puntata, che possono andare sul sito di youtube.com digitando Salvatore Lonoce e vedere appunto la puntata in internet. Ancora una volta da parte di Salvatore Lonoce un cordiale saluto e un arrivederci alla prossima puntata. La terra si allontana.
dietro a me, dimenticando tutto anche te. E come sulla città I'm